e la nostra fanfara? Terminate le operazioni militari, difficile fu serbarne il pieno ricordo. Tante e troppe erano state le azioni durante la guerra in cui valorosi soldati avevano perso la vita. Tanti e tristi furono gli avvenimenti che accaddero in seguito, e l'attenzione dei più venne rivolta ad altre faccende. Difficile fu soprattutto ricordare la loro musica, il loro inno. Ciascun musicista infatti suonava a memoria, senza l'ausilio di alcun spartito. E visto che nessun altro ne conosceva le note, con la scomparsa improvvisa dell'intero gruppo, anche quella canzone scomparve. Dopo essere riecheggiata per l'ultima volta tra quei monti nei quali era sorta, tra i sassi, i crepacci e le rocce che ne furono gli ultimi testimoni. Prima che su di essa, come un'immobile coltre di neve, calasse il silenzio, compagno della morte. Gli anni intanto passavano, nuovi drammi, nuove speranze, arrivarono la democrazia ed il boom economico, il benessere e l'Europa unita, e quelle montagne che erano state testimoni di tante tragedie, ora che avevano perso la loro importanza strategica, sempre più, invece che da soldati, avevano cominciato ad essere percorse da appassionati e turisti, attratti dalla bellezza del paesaggio, dai sentieri, dai boschi, dalla maestosità delle cime e dall'ospitalità delle persone. Anche se poco nota ai più, però, la storia della fanfara del battaglione Antelao non fu mai completamente dimenticata. Rimase materia di studio per gli storici e per gli appassionati. E proprio uno di loro, lo scrittore di storia alpina Nives, nel 2006, tra polverose carte, quasi porta da una mano invisibile, riesce a trovare una partitura per pianoforte dell'inno perduto. Era possibile che dopo 90 anni dall'ultima esecuzione quelle note potessero nuovamente echeggiare nell'aria? La partitura fu consegnata al generale Bisato, il quale a sua volta fu dato alla fanfara congedati della brigata alpina Cadore. Visto che a tutti gli effetti oggi possono essere considerati gli eredi di quella perduta fanfara. I maestri Bello e Ceschin riarmonizzano per banda l'inno delle Tofane e finalmente, dopo quasi un secolo di silenzio, è stato nuovamente possibile ascoltare quella melodia che in sole tre occasioni, durante le ultime adunate nazionali, la fanfara della Cadore ha eseguito. Signore e signori, questa sera, per la prima volta nel Teatro di Lonigo, dopo un lunghissimo silenzio che la triste sorte di una battaglia avrebbe potuto rendere eterno, prima tra le bande non militari, la Filarmonica di Lonigo, in onore dei valorosi musicisti del battaglione Antelao, in onore dei caduti della Prima Guerra Mondiale, in onore dei caduti di tutte le guerre, è orgogliosa e fiera di eseguire per voi l'inno delle Tofane. Thank you.
Martina, voce narrante della Grande Guerra, musicalmente e magistralmente diretta da maestro Bruno Brunelli e dalle note della Filarmonica di Lonigo.